ufficialmente questa corsa con al comando Nugolor. All'interno a centro corsia c'è Nobile Bass che affianca il battistrada. Cavalli affrontano subito questa prima piegata, Nugolor al comando, quindi Nobile Bass terza posizione per Niro degli Ulivi. Il passaggio al paletto dei 200 metri è avvenuto con il tempo di 14.03. Alessandro Gocciadero con Nugolor al comando della corsa, quindi a seguire Niro degli Ulivi in seconda posizione, in terza c'è Nobile Bass, in quarta in questo momento all'esterno guadagna posizioni e Navarra Lavece che si piazza alle spalle del battistrada. Passaggio ai 400 metri è avvenuto con il tempo di 31.06. Nugolor sempre al comando, in seconda posizione all'esterno c'è Navarra Lavec, in terza invece Niro degli Ulivi, in quarta Nobile Bass, in quinta No Way B. Passaggio al paletto dei 600 metri è avvenuto con il tempo di 47.03. Sempre al comando della corsa Nugolor, quindi Navarra Lavec, Niro degli Ulivi, Nobile Bass, No Way B a chiudere, Niklas A.S. Passaggio agli 800 del battistrada avvenuto con il tempo di 1.02.7. Sempre Alessandro Gocciadero con Nugolor al comando, all'esterno c'è invece Navarra Lavec, all'interno Andrea Parosi con Niro degli Ulivi. Nel frattempo il passaggio al paletto del chilometro è avvenuto con il tempo di 1.17.8. Nugolor al comando, attaccato all'esterno da in questo momento Navarra Lavec, quindi Niro degli Ulivi. Quarta posizione per Nobile Bass. Cavalli che affrontano l'ultima piegata di questa quinta corsa con sempre Nugolor al comando, quindi a seguire Navarra Lavec e Niro degli Ulivi all'interno. Siamo con i cavalli all'imbocco della retta d'arrivo con Nugolor che si presenta al comando della corsa. Scatto perentorio di Nugolor ed è proprio Nugolor che in solitaria va a vincere in tranquillità questa quinta corsa davanti a Niro degli Ulivi. Terza posizione per Noedi, tempo totale 2.04.3.